Bentornati cinefili qui sul canale di Movie Planet, io sono sempre Victor Laszlo 88. Oggi vorrei parlarvi di un film che mi incuriosiva solo per via della regista che l'ha diretto, una personalità molto nota nel mondo dello spettacolo che però tutti finora avevamo sempre identificato nel ruolo dell'attrice e non in quello della regista. Il film in questione è stato candidato a 3 premi Oscar, quindi parteciperà alla cerimonia di premiazione dei prossimi Academy Awards che si terranno il 22 febbraio. Si tratta di Oscar tecnici e candidato alla miglior fotografia, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro. Molte critiche hanno già demolito però questo film. Sto parlando di una pellicola del 2014 per la regia di Angelina Jolie ed è Unbroken. Allora, non sapevo che la Jolie negli ultimi anni si fosse cimentata anche nella regia e non solo più nella recitazione. Il suo primo film è un documentario dal titolo A Place in Time, poi ha diretto il suo primo lungometraggio dal titolo Nel paese del sangue e del miele e infine questo Unbroken. Entrambi i suoi due lungometraggi raccontano storie ambientate in periodo di guerra, in quella della Bosnia, nel paese del sangue e del miele nella seconda guerra mondiale, questo Unbroken, che peraltro è l'ennesimo biopic di questo gennaio di fuoco, come ormai lo chiamo io, che ha visto uscire in sala altri film tratti a storie vere come American Sniper, Big Eyes, The Imitation Game e La teoria del tutto, che erano i 4 film più attesi di questo inizio del 2015. Tra tutti questi biopic che ho citato, Unbroken è sicuramente quello che mi è piaciuto di meno. È tratto da un libro scritto da Laura Hillenbrand che si chiama Sono ancora un uomo, una storia epica di resistenza e coraggio, che racconta la storia di Luis Zamperini, molto interessante. Quindi la Jolie deve aver pensato che valesse la pena raccontarla e trasporla sul grande schermo. È indubbiamente una storia molto affascinante. Il problema è che secondo me la Jolie ha ancora molta strada da fare come regista. Ha scelto di battere una strada estremamente rischiosa, ovvero ha voluto strafare. Il film si apre con delle immagini che dovrebbero essere molto spettacolari, ma sono una cozzaglia di effetti visivi neanche troppo riusciti, e risulta tutto veramente troppo artificioso, è finto. Addirittura ad un certo punto si capisce benissimo che i personaggi non sono realmente a bordo di un aereo militare, perché anche la scenografia mi risultava abbastanza posticcia. Ma non è solo quello, è anche la scelta dei personaggi. Jack O'Connell, che interpreta Luis Zamperini, è stato anche bravo, devo essere sincero, ma io mi riferisco più che altro ai comprimari. Tutti i soldati americani che compaiono in questa pellicola sono ragazzoni muscolosi, e i tanti bellissimi col mascellone. Cioè, durante la seconda guerra mondiale, tra i soldati che sono andati in guerra, tra quelli americani, ce ne sarà stato uno non bellissimo ai tanti? Qui sono tutti prestanti, belli. Non lo so, la cosa non mi ha convinto, mi perde di credibilità tutto quanto. E poi è una storia che secondo me dal punto di vista narrativo è stata gestita abbastanza male. Ora, tu vuoi raccontare la storia di un personaggio, no? Molto interessante, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi la volontà non era quella di rappresentare solamente gli orrori della guerra, le torture, la prigionia, c'è anche quello, ma la volontà principale era quella di raccontare la storia di Luis Zamperini. Quindi sicuramente era necessario mostrare anche quella che era la sua infanzia, la sua giovinezza. Questo viene fatto, ma in maniera, secondo me, sbagliata, nel senso che nella prima parte del film abbiamo questa struttura, il personaggio in un'azione di guerra che è in pericolo, quindi si inizia a ricordare la sua giovinezza, andiamo indietro nel tempo, poi dopo il flashback si torna al presente, ancora situazione in pericolo, ancora flashback, si torna nel presente, inizia quella che è la seconda parte del film e della sua infanzia non si parla praticamente più. Quindi io invece avrei tenuto questi flashback spezzettandoli,
lungo tutto il corso del film, un po' come hanno fatto in The Imitation Game. E mi dispiace perché comunque nei momenti in cui si raccontava della crescita, della maturazione del personaggio da ragazzino scapestrato a adulto già più responsabile, mi piacevano molto anche per come erano diretti. Ci sono degli espedienti registici, forse non particolarmente originali, ma che secondo me funzionavano. Ad esempio, Luis che corre da ragazzino, una carrellata ci porta in avanti a nascondere il personaggio, quando la macchina presa torna indietro, ecco che abbiamo Luis che corre sempre nello stesso luogo, ma ormai cresciuto. È una cosa che abbiamo visto un sacco di volte in film come questo, però funziona. E un'altra cosa che non mi è piaciuto è la fotografia. Allora, la fotografia che è stata candidata all'Oscar, secondo me, invece è una delle pecche maggiori del film, perché è una fotografia che rende il tutto ancora più finto di quanto non lo sia già. È troppo perfetta, è troppo con questa luminosità ricercata, non è naturale. Sembra che voglia urlare: guardatemi quanto sono bella, capite? Non, sicuramente non è da Oscar, anche solo American Sniper e The Imitation Game come fotografia la spingono nel culo ad Unbroken. Mi dispiace dirlo, perché io penso che la Jolie ci abbia messo veramente tanto impegno, qui anche produttrice, e questo secondo me è indicativo, nel senso che se io sono produttore di un film, dovrò leggere la sceneggiatura, giusto? Ma se ne sono anche regista, io dovrei sapere se posso fare certe cose, perché comunque magari un regista riceve la sceneggiatura, dice è impegnativa, però me l'hanno data da fare, è il mio lavoro, devo farlo. Però qui sei anche produttore, quindi sei anche tu che puoi decidere di dire allo sceneggiatore: no, guarda, questa cosa non mi piace, devi cambiarla. Magari il regista, quando ha già la sceneggiatura pronta, se non è un progetto suo e se è solo stato assegnato al progetto, non è che può dire: ragazzi, la sceneggiatura mi fa schifo, cambiate. Ma siccome sei anche produttore, ci picchi giù i soldi, puoi dire: questa cosa non so se riesco a farla in quanto regista. E avrebbe dovuto dire agli sceneggiatori: no, guardate, questa cosa dei flashback che sono messi solo all'inizio, io penso che a livello registico non sia facile gestirli, potete cortesemente spalmarli in tutto il film. Oltretutto, la sceneggiatura, che a mio parere non è così brillante, voglio dire, non, c'è anche una componente di lentezza non indifferente, soprattutto verso il finale, che secondo me allunga troppo il film e lo rende un po' noioso. Ecco, mi fa un po' specie sapere che la sceneggiatura di questo film è stata firmata anche dai fratelli Coen. Voglio dire, i fratelli Coen sono noti per le riflessioni molto potenti che infondono nei loro dialoghi, per i loro film molto particolari, hanno una filosofia tutta loro, che in questo film sinceramente ho ravvisato pochissimo. E infatti, quando ho scoperto che alla sceneggiatura c'erano anche loro, ho pensato: ma cazzo, ma cosa gli è presa? Nel senso, si vede che quando non sono loro a dirigerli cambia un po' tutto. Forse col loro stile particolare anche nella regia, la sceneggiatura acquisisce un volto diverso, non lo so. Sta di fatto che, ripensandoci, ci sono solo un paio di riflessioni che effettivamente sono da fratelli Coen, perché per il resto mi sembrava tutto un po' stucchevole e molto all'americana, diciamo. Qui ha avuto un po' la sindrome di Spielberg, la Jolie, e non lo dico in senso troppo negativo, nel senso che Spielberg è un regista che nel corso degli anni ha diretto dei blockbusteroni carichi di buoni sentimenti, quindi molto all'americana in questo senso. Che però erano strepitosi, perché lui ha il suo modo di dirigere, ha il suo modo di fare cinema e ha cambiato il modo di fare cinema nell'epoca contemporanea, ma non tutti riescono a farlo come lui. Cioè, se Spielberg avesse fatto un film come questo, avrebbe avuto sicuramente tutto un altro sapore. Se invece lo fa la Jolie, che comunque non è neanche così abile come regista, l'effetto è un altro. Sapete, avete presente quando si dice: beh, ma lui se lo può permettere? Ecco, uno come Spielberg si potrebbe permettere una sboronata come questo Unbroken, perché mi dispiace, Unbroken per lo più io lo vedo un po' come una sboronata. Ha sicuramente degli spunti interessanti, ma
per la maggior parte mi è sembrato un tentativo di dimostrare di saper fare un qualcosa che non è riuscito però del tutto. Ad esempio, c'è tutta una parte, la vedete anche nel trailer, relativa al naufragio di questi militari, che secondo me non è stata resa con il giusto respiro. Voglio dire, basti pensare a Vita di Pi, Yang Li, ok? Vita di Pi è un film di 2 ore in cui praticamente vediamo questo ragazzo sul canotto con la tigre e riesce comunque a coinvolgerti tantissimo. Le scene in cui loro appunto stanno naufragando dovrebbero essere molto intense e potenti, ma non so perché non ho trovato i guizzi. Non mi hanno coinvolto abbastanza. Si cerca di portare la riflessione anche sulla religione, c'è un discorso tra i soldati, tra cui c'è anche Luis Zamperini, appunto sulla fede, lui che poi si avvicina a Dio perché inizia a pregare, però non ho trovato quella spinta emotiva che mi serviva per identificarmi con i personaggi. Li vedo che soffrono, ma non riesco a essere totalmente partecipe della loro sofferenza e non so nemmeno io bene che cosa sia, che cosa ci sia di sbagliato, ma non sono proprio riuscito a immedesimarmi in quella situazione, forse proprio per quella artificiosità di cui parlavo prima, perché vedo la finzione, vedo la messa in scena, e quando un film ti fa capire qual è la messa in scena, cioè ti fa capire l'artificiosità del tutto, allora ha fallito. E forse è la fotografia, forse è l'eccessivo utilizzo degli effetti visivi, quindi la computer grafica, non lo so. È solo che tutto in quella scena mi sembrava fasullo. Tra l'altro, soprattutto in quella parte, c'è Finn Wittrock, che è un attore che ho imparato a conoscere grazie ad American Horror Story Freak Show, conclusasi da poco, la quarta stagione di American Horror Story, che mi ha fatto veramente schifo, ma proprio tanto, 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 una delle cose più brutte che si siano viste in televisione per quel budget, intendo, cioè quindi per essere un American Horror Story è veramente tremendo. Lui, Finn Wittrock, interpreta in quella serie Dandy, personaggio molto sopra le righe, che può piacere come non piacere, ma non si può negare che lui sia stato molto bravo a interpretarlo. Ha fatto il possibile per renderlo al meglio. Quel personaggio doveva risultare antipatico ed è risultato antipatico. Il fatto che fosse sopra le righe, secondo me, era anche un fattore di scrittura del personaggio stesso, quindi non tanto dell'interpretazione, perché se uno ti dice devi essere sopra le righe, l'attore deve farlo sopra le righe. E lui era stato molto bravo e nel ruolo che gli hanno dato qui non era male. Il problema è che tutta quella parte, anche nel naufragio, è troppo risicata perché lo spettatore possa sentire la sofferenza. È molto invece più dilatata la seconda parte, che è quella, diciamo, principale, che dà anche un po' il titolo al film, no? Quella parte nel campo di prigionia in cui la guerra, con tutta la sua potenza, cerca di spezzare Luis Zamperini, il quale però vuole a tutti i costi mantenere la sua integrità di essere umano. Noi ne conosciamo i sogni e le speranze grazie a quello che ci viene raccontato. Luis Zamperini, atleta olimpico, costretto a rinunciare ai suoi sogni a causa di un'atrocità orribile causata dall'uomo come la guerra, e in questa seconda parte dovrebbe esserci l'approfondimento del rapporto tra lui e il suo aguzzino, che è questo Watanabe, non l'attore, il personaggio che si chiama Watanabe, detto The Bird, l'uccello, un ferocissimo ufficiale frustrato che qui doveva essere rappresentato come eccentrico, folle, però ci sono solo due spunti di riflessione molto interessanti in quello che dice, e poi tutto si riduce a lui che cerca di distruggerlo e Zamperini che invece vuole resistere fino all'ultimo e essere superiore. Ma mi sarei aspettato un approfondimento di gran lunga maggiore di questo personaggio che ha interpretato la Miyavi, che è questo idol giapponese che è famoso per la sua eccentricità anche nel vestire, soprattutto nei suoi concerti, che francamente mi aspettavo fosse un pochino più bravo a recitare. Ha sempre questa espressione maligna, però poi alla fine, più che picchiare il personaggio con il bastone lungo, non fa. Cioè, è un personaggio che nei trailer veniva presentato come una nemesi, un personaggio interessante, intrigante, poi in realtà si conclude in un buco nella
nell'acqua, e questo mi è spiaciuto tantissimo, perché comunque l'idea di questa metafora della guerra rappresentata da questo ufficiale giapponese pazzo che vuole distruggere, spezzare l'animo di Luis Zamperini, che diventerà poi l'unbroken del titolo, quindi il non spezzato, l'integro, è tutto un fallimento, perché la metafora è bella, ma è purtroppo interpretata parecchio male, senza contare che tutta quella parte è troppo lunga. Anche qui io ho fatto molta fatica ad immedesimarmi nelle sofferenze del personaggio. Solo nel momento di transizione, da quando, diciamo, da poco prima che venga mandato al campo di prigionia, diciamo che un pochino lì sì, avevo sentito un po' il suo dolore, ma dopo non lo so, non ce l'ho fatta. Poi questo indurre il personaggio al silenzio, nella seconda parte Zamperini parla pochissimo perché comunque sta effettivamente soffrendo, percepisce il tentativo di piegarlo da parte di The Bird, dell'uccello, e da parte anche, che detta così suona malissimo, ma anche da parte proprio della guerra. Voglio dire, lui non decide quasi di fare, non che fa voto di silenzio, ma decide quasi di non parlare più, non ne ha più la forza. Però questo secondo me si percepisce male, perché rallenta tantissimo il ritmo. Non lo so, io quando è arrivata alla fine ho detto, oh, cioè dura 2 ore e 20, una cosa del genere, 2 ore e un quarto, e si sentono un po' tanto. Nella prima parte no, dopo sì, dopo veramente tantissimo, e poi hanno inserito tanti comprimari che però non sono sufficientemente valorizzati, sono solo figurine sullo sfondo di cui non sappiamo niente, di cui non ci interessa neanche la sorte, non ci interessa sapere se moriranno oppure no, non lo so. Poi anche diciamo che la guerra è stata rappresentata, secondo me, in una maniera un po' troppo leggera, in un certo senso, nel senso che sembra voler essere rappresentato più in maniera spettacolare che altro, no? Quindi effettoni per rappresentare uno schianto aereo, gli effettoni per rappresentare il naufragio. L'unica parte in cui effettivamente si sente la presenza della guerra come una bestia infida è la parte, appunto, quella della prigionia, però anche lì è tutto un po' troppo spettacolarizzato. E purtroppo non è riuscito a convincermi come avrei pensato. Non che io riponessi chissà quale fiducia in questo film, però sinceramente non sono assolutamente riuscito a godermelo. E anche le interpretazioni, diciamo che O'Connor è stato molto bravo perché il personaggio di Zamperini è interessante, però cioè, potevano scriverlo un po' meglio. Nel senso che lui ha fatto il possibile, però alla fine è interessante quanto vuoi, però non è sviscerato come avrebbe potuto invece essere. Non ha lo spessore che forse ci voleva anche per dare una spinta al film, anche perché io mi vedo dei flashback rappresentati in maniera comunque interessante, poi non mi vedo più niente, cioè capito? Io arrivo a un certo punto che vorrei sapere qualcosa in più e boh, invece no, ce ne sono due o tre ed è finita lì, capite? Cioè, nell'ottica del biopic, forse questo è un po' troppo, cioè, risulta troppo raffazzonato, si vede proprio l'incapacità della regista di riuscire a gestire bene i tempi, ma poi anche proprio per una questione registica, ha voluto essere veramente troppo esagerata nelle immagini, e a un certo punto si scade nel mero virtuosismo, e anche la regia nel complesso non è neanche quel granché. Voglio dire, non è una regia pessima, ho visto sicuramente di peggio. Però non è neanche questa regia fantastica. Ogni tanto ha dei guizzi, ad esempio ci sono dei momenti in cui rappresenta la fine della giornata nel campo di prigionia con queste ombre che si stagnano nel tramonto. C'è una scena molto intensa, ad esempio, che viene rappresentata con questa tecnica e non è male. Però anche lì ogni inquadratura sembra urlare: guardate quando, guardate che cosa ho pensato per rendervi questa scena più toccante! Piangete, capito? Si vede proprio, si legge la volontà tra le righe di portare lo spettatore a commozione e di realizzare qualcosa di scolpito, qualcosa che rimanga nella memoria, e purtroppo si raggiunge esattamente l'effetto opposto.
Unbroken per me rimarrà un film assolutamente dimenticabile. Non ci sono particolari. Ci sono immagini magari suggestive, ma non abbastanza suggestive da farmi pensare: cazzo, questa cosa me la ricorderò. Io l'ho già visto da poche ore e già sinceramente alcune cose iniziano a svanire nella mia memoria. Non ho trovato niente di particolarmente eclatante da farmi pensare, cavolo, questo film è veramente bello. E oltretutto sono anche stupito che sia candidato a degli Oscar, francamente, perché con tutti i film a tema bellico che sono usciti negli ultimi anni, non è certamente tra i migliori, se devo essere sincero. Ora io so che film come American Sniper possono piacere oppure no, però American Sniper, anche quello raccontava un bio, era un biopic che raccontava una storia, ma la raccontava in maniera diversa. L'orrore della guerra si sentiva molto di più, forse perché c'era più la volontà di raccontare quello piuttosto che la storia del personaggio. Non lo so, sta di fatto che Unbroken è un film che usa un po' la guerra come pretesto, se vogliamo, no? È una storia appunto di coraggio, senza dubbio, quindi la guerra dovrebbe essere un elemento fondamentale, però francamente io ad esempio l'avrei rappresentato questo orrore in maniera molto più, diciamo, cruda, se vogliamo. È un film che di crudezza ne ha veramente poca, un film a tema bellico che ha veramente poca, ma non tanto violenza, ha proprio poca, cioè voglio dire, il dolore, la sofferenza c'è, nelle torture che subisce il personaggio, ma anche lì non cioè, voglio dire, è come se avessero voluto rappresentare l'orrore della guerra, ma in maniera più edulcorata, in modo da farlo fruire a tutti, capito? E questo è il punto, mi manca, una componente di crudezza, in più. Capite? Anche il personaggio dell'aguzzino, il Watanabe, poteva essere molto più violento, molto più cattivo, ma non violento nel senso che bisognava vedere scene di sangue, eccetera, ma io parlo proprio di, non so come spiegare, perché non è che non sia violento, perché il personaggio effettivamente lo è e ti sta anche antipatico, ti dà fastidio, ma non so come spiegare, è proprio, ma mi manca la crudezza più che la violenza del gesto. Non so bene come spiegare quello che voglio dire, però mi è sembrato tutto molto troppo, ecco, troppo cinematografico, capito? Cioè, troppo edulcorato. Tra altre cose, in Giappone il film è stato censurato perché hanno ritenuto immorale rappresentare in quel modo le torture giapponesi in tempo di guerra, dicendo che è stato tutto esagerato, tutto travisato, che hanno definito il film immorale. Poi, oltretutto, il rapporto tra Watanabe e per appunto Zamperini si risolve nelle solite didascalie che chiudono i biopic, quelle ci sono sempre, e per l'appunto questo un po' mi ha dato fastidio, anche se c'è una scena nel finale che effettivamente non mi è dispiaciuta, non mi è dispiaciuta perché manca una cosa che ci si aspetterebbe, che in realtà poi non arriva. Io devo essere sincero, non ho letto il libro della Hillenbrand, vorrei leggerlo, non so come fosse rappresentato Watanabe nel romanzo, non so quanto sia fedele il libro all'opera originale cartacea, dovrei leggerla, però non so. Allora, se poi Watanabe era rappresentato così anche nel libro, allora mi viene da dire la solita cosa: ciò che funziona sulla carta stampata non per forza funziona anche sullo schermo, perché se non funziona su. Cioè, tu lo trasponi e dici, ma era così anche nella vita vera. Allora che cosa devo dire? È come in The Bling Ring, no? Che io avevo criticato quelle cose, ma è successo così. È anche nella vita vera. Se è successo così anche nella vita vera, allora perché cazzo hai dovuto rappresentarlo sullo schermo? Se sullo schermo fa così da cagare, scusatemi. Cioè, capite? È quello che uno viene da dire. Ma non puoi contestare, è successo così. Vabbè, grazie al cazzo, però cinematograficamente non mi funziona. Cioè, io sto guardando un film, non sto vedendo i servizi sulla vita reale. Allora fai un documentario, non mi fai un film, se deve risultare così stupido e ridicolo. Comunque, quelle poi sono opinioni. Naturalmente, quindi ecco un'altra cosa, la musica. Ho sentito alcuni dire che le musiche di questo film erano molto interessanti. Sapete che invece a me non sono rimaste assolutamente in testa e il commento musicale non mi ha aggiunto assolutamente nulla di in più a quello che stavo guardando. Non ho trovato delle musiche particolarmente eclatanti ed esaltanti. Ora, non è questo che questo film sia
orrendo, però mi ha deluso veramente tanto perché ho trovato un trattamento abbastanza superficiale della tematica della guerra, nel senso che hanno cercato di rendere la guerra in maniera molto metaforica e di scene però di battaglia che potessero risultare realistiche non ce n'era moltissimo. Cioè quella della battaglia aerea all'inizio era tanta, c'era tanta spettacolarità, ma anche tanta finzione e tanta artificiosità che secondo me non rendeva quella scena ben fatta. Mi dispiace dirlo. Comunque questa era la mia opinione sul film Unbroken, sperando che Angelina Jolie, quando si cimenterà nella sua prossima fatica cinematografica, impari dai propri errori e dalle critiche che sono state mosse dai vari critici sui giornali e quant'altro, anche perché anche il film precedente, Nel paese del sangue e del miele, o Era nella terra del sangue e del miele, comunque il film precedente lo avevano criticato anche lì per la superficialità con cui aveva trattato il tema bellico. Onestamente non ho visto quel film, quindi quello non lo giudico, però effettivamente ho visto quella superficialità anche qui, perché uno può dire: ma come superficialità? Ma le sofferenze che ha patito lui nei campi di concentramento? Sì, ma sembrava tutto finalizzato a dire: guarda, guarda che roba, va lui, come è riuscito a superare tutto questo, e te lo fa sembrare in modo troppo strappalacrime, troppo romanzato, con immagini che possono anche essere interessanti, per l'amor del cielo, però è proprio questa sorta di, non lo chiamerei buonismo, ma questa sorta di voler a tutti i costi muovere lo spettatore alla commozione, che non mi è piaciuta tantissimo. Ora vorrei fare un po' di spoiler, vi invito a scrivere un commento qui sotto che cosa ne pensate di quello che ho detto, se avete visto il film, se non vi è piaciuto, se vi è piaciuto perché non siete d'accordo con me e quant'altro. Se non avete ancora visto il film, vi sconsiglio di proseguire con la visione del video perché potrei rovinarvi tutto e non è comunque bello, nel caso voleste vedervelo. Quindi io vi abbraccio perché voglio tanto tanto bene. Io vi voglio tantissimo bene! Gli spero in da 3. 2, 1. Allora, la prima scena, perché l'ho definita troppo artificiale? Perché innanzitutto mi realizzi gli aeroplani in computer grafica, quello ci può ancora stare. Il problema è che mi metti una luce talmente particolare, talmente tu con questa luminosità eccessiva, il cielo che si staglia con questa luce ricercata, mi risulta tutto talmente finto che non riesce a essere credibile, e anche le scene in interno si vedono tra un miglio che non sono all'interno di un aereo, o che comunque che l'aereo non sta volando, e ho percepito proprio una finzione che mi ha dato fastidio, ma proprio tanto fastidio, mentre invece ci sono delle immagini che ho trovato abbastanza suggestive, per quanto anche quella fosse un po' troppo finta, non mi è dispiaciuta la scena delle onde che lambiscono e travolgono il canotto su cui sono i naufraghi, quella non mi è dispiaciuta. Così come non mi è dispiaciuta la scena del pugno, lui che viene punito da Watanabe per non aver voluto aiutare la nazione giapponese e costringe tutti gli altri prigionieri americani a dare un pugno in faccia a lui, e c'è a un certo punto la scena che viene rappresentata prima alla luce del giorno e poi al crepuscolo con le ombre che si stagliano nel tramonto e picchiano appunto Zamperini. Anche lì, quella che dicevo prima, molto bella come scena, però è proprio messa lì per stupire e far vedere che lei comunque sa utilizzare certe tecniche come regista e quant'altro. Quindi io ci ho visto anche questo. Non mi è dispiaciuta l'idea di lui che appunto viene dato per morto in patria, e allora lo affidano a questi padroni dell'emittente di questa radio giapponese che trasmette in tutto il mondo. Gli permettono di dire che lui è vivo, quindi i genitori e la famiglia sapranno che lui non è mai morto. In realtà è che ancora in vita, però poi gli chiedono se vuole appunto parlare ancora alla radio rappresentando il Giappone, quindi denigrando gli Stati Uniti d'America, tradendo il suo paese in cambio di vitto e alloggio, una vita tranquilla in Giappone, non più nel campo di prigionia, e lui rifiuta. È bella quella scena perché registicamente è stata realizzata in maniera intelligente, ovvero loro che dicono: non deve fare altro che filmare qui, oppure vuole tornare al campo di prigionia. Lui che li guarda, e la scena dopo è lui che torna al campo di prigionia con Watanabe, che appunto lo fa punire e gli fa tirare il pugno in faccia a tutti i suoi compagni di prigionia. Quella mi era piaciuta parecchio come idea, proprio come espediente anche registico, perché era molto, molto ben fatto. E
poi non mi era dispiaciuta la scena di quando sono appunto naufraghi, in cui vedono l'aeroplano che sta tornando indietro, che sembra che stia per salvare, invece è un aeroplano giapponese che inizia a sparare, loro si tuffano in acqua e riescono miracolosamente a sopravvivere a questo attacco, ma è l'unico momento in cui mi sono sentito un po' partecipe della situazione, perché la scena del naufragio io pensavo che fosse una parte molto importante del film, forse doveva essere tale, però il problema è che è stata resa in maniera un po' troppo superficiale, con dei discorsi che erano troppo finti, troppo poco credibili, discorsi filosofici che non so perché non sono riuscito assolutamente a trovare interessanti, e boh, non ce l'ho proprio fatta. Mi sono piaciute nel flashback invece, cioè i flashback di lui appunto in questa famiglia italiana che non viene pienamente accettata, perché comunque sono visti come gli immigrati, lui viene additato come mafioso, insomma tutti gli stereotipi che concernono gli immigrati italiani all'estero. Il problema è che queste scene mi sono piaciute tantissimo, nel senso che mi ricordavano delle atmosfere quasi, quasi, quasi leoniani, le atmosfere, no? Alla C'era una volta in America, ma fatte male, nel senso non fatte bene, però comunque mi piaceva come atmosfera, l'atmosfera familiare appunto di immigrati che sono preoccupati per questo figlio scapestrato, il fratello che lo convince a diventare un maratoneta, quindi lui diventa poi atleta olimpico grazie agli sforzi che il fratello ha fatto per fargli capire che lui non è una novità. Lui dice, io non sono nulla, Pete, e Pete gli dice, se tu puoi, se tu ci credi, puoi farlo, no? E quando poi lui viene portato al campo di concentramento e cercano di togliergli la dignità di uomo, che cosa, quando lui cade perché è troppo debole per poter correre, quando cercano di fargli incontrare, appunto fargli fare una gara con una maratoneta giapponese, lui cade per terra e arriva Watanabe che gli dice: tu hai fallito, tu non sei niente, tu non sei nessuno. E la paura che aveva lui quando era ragazzino all'inizio. E però lui continua col mantra: se ci credo posso farlo. Poi mi è piaciuto come parallelismo, no? Che è proprio tutto Watanabe, tutto quello che non è stato il fratello. Se il fratello era stato al suo fianco per cercare di elevarlo dalla sua condizione di scapestrato, Watanabe è esattamente l'opposto. Lui cerca di piegarlo e di distruggere il suo animo. Anche la scena in cui lui, ormai distrutto, sporco di carbone, viene preso da parte da Watanabe, che gli dice: solleva quella trave, e pretende che lui la tenga sollevata, altrimenti gli farà sparare. Lui lo sfida a un certo punto, dopo ore, tirando la sopra la testa, urlando. Watanabe non può fare altro che picchiarlo davanti a tutti, facendo la figura dell'idiota, perché è stato sconfitto intellettualmente da lui, perché lui, cioè anche spiritualmente, lui si è dimostrato più forte del suo aguzzino. Watanabe, tra l'altro, che cosa fa? Ha un rapporto morboso verso di lui. Lui dice: io e te potremmo essere amici. Il problema è che siamo nemici, perché siamo di due nazioni rivali. Ma io e te siamo due persone forti. Appena io ti ho visto, ho pensato subito: quello diventerà mio amico. E lo tratta come se fosse un amico, no? Cioè lo picchia e poi gli dice: ma perché mi costringi a fare ciò? Poi a un certo punto va da lui e gli dice: mi stanno trasferendo. Lui è contento per questo, quindi non riesce a mostrare tristezza. Lui dice: potresti almeno dirmi congratulazioni che sono stato promosso. Quando poi lui viene evacuato dal campo di Omori e portato all'altro campo e si ritrova ancora Watanabe diventa veramente cattivo, perché è come se lui, come se Zamperini avesse rifiutato l'amicizia, che è l'amicizia malata che Watanabe gli aveva offerto, e allora Watanabe gliela vuole far pagare, ma fa la figura dell'imbecille. E c'è questa scena alla fine, quando Zamperini ormai viene liberato, lui cosa fa? La prima cosa che fa è andare nello studio nell'ufficio di Watanabe. E non lo trova, ma trova solo una foto di lui col figlio, e capiamo che alla fine lui ha vinto in superiorità, esattamente come gli aveva detto il compagno di prigionia appena arriva al campo, perché Zamperini dice: io voglio uccidere Watanabe. Lui dice: no, tu non lo do, poi quelli ti sparano. L'unico modo che hai per sconfiggerli è arrivare vivo alla fine della guerra. Solo così li sconfiggerei, è una vittoria morale, no? Quindi lui alla fine non avrà mai una rivalsa vera e propria su di lui, e viene detto nelle didascalie alla fine che Zamperini
Si sarebbe poi recato in Giappone dopo aver ritrovato la fede in Dio che lo aveva salvato, detta sua, quando era appunto sul gommone durante il naufragio, e per appunto si riappacifica con tutti i suoi carcerieri, con tutti i suoi aguzzini. L'unico che però, a detta della didascalia, non vuole assolutamente, non ha mai voluto avere un confronto con lui, è stato proprio l'uccello, The Bird, ovvero Watanabe, e quindi lui non ha mai avuto un confronto reale con quello che è stato il suo aguzzino più feroce. Detto questo, il film purtroppo a me è risultato tanto mediocre, e come vedete qualcosa di buono l'ho trovato, ma avrebbero potuto fare molto di più. Tutta questa cosa dell'amicizia malata tra lui e Watanabe avrebbero potuto sfruttarla in maniera di gran lunga maggiore, farla diventare un po' il fulcro del film, per rappresentare Watanabe come la guerra infida, a cui non puoi dare fiducia perché è sempre pronta a morderti e a distruggerti dentro. Quindi avrebbero potuto puntare molto di più su questo. La Jolie probabilmente non ha saputo gestire alcuni aspetti del film come si deve, e ne è uscita una pellicola che lascia veramente il tempo che trova. Ora, io ho espresso la mia opinione, questi erano i miei spunti di riflessione. Se volete appunto continuare questo discorso, dimmi cosa ne pensate, potete farlo in descrizione qui sotto per creare la solita area di discussione. Ovviamente contrassegnate i vostri commenti se contengono spoiler, così non rovinate il film a nessuno di quelli che ancora non l'hanno visto. Io spero di non avervi annoiato troppo, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!